risalirebbe ad almeno 2 o 3 giorni prima del ritrovamento. Secondo le prime analisi del medico legale Luigi Mastrangelo, la morte di Maria Pia Guariglia, l'insegnante in pensione, fatta a pezzi dal figlio 45enne nel loro appartamento in via Martuscelli, nel quartiere Torrione a Salerno. Solo l'autopsia potrà chiarire le cause della morte della signora, probabilmente deceduta per cause naturali o uccisa dopo l'ennesima lite con il figlio. La donna, proprio per amore del suo unico figlio, accettava da tempo le reazioni furibonde del 45enne, gravemente malato, che spesso si scagliava contro la madre in maniera violenta. Una condizione che la donna ha confidato solo a poche persone. Secondo quanto si è appreso, sembra che da qualche giorno la signora non si vedesse in giro. Il figlio invece sabato sarebbe stato visto uscire da solo. Non lo faceva mai, poiché si accompagnava sempre all'anziana madre. Sabato notte, intorno alle 4, poi i vicini di casa della donna, che abitano nell'appartamento immediatamente superiore a quello in cui è avvenuto il macabro ritrovamento, sono stati svegliati da alcuni colpi, come se qualcuno sotto di loro sferrasse i pugni contro il muro ed addirittura contro il soffitto. Nelle prossime ore la Procura della Repubblica di Salerno conferirà l'incarico al medico legale, che effettuerà l'esame autoptico sui resti della donna. Il caso si presenta molto complesso e potrebbe richiedere diverse consulenze medico-legali per ricostruire, visto lo stato psichico del figlio, l'esatta dinamica dei fatti. Il 45enne è attualmente ricoverato nel reparto penitenziario dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno ed è accusato di omicidio e di distruzione di cadavere. Entro giovedì prossimo sarà interrogato dal GIP del Tribunale di Salerno per la convalida dell'arresto.